tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dal vostro amante Nerazzurro. Questo video ragazzi uscirà verso le 15:30 o verso le 15, non lo so ancora. E comunque oggi ragazzi andiamo a fare il pagellone della stagione dell'Inter in campionato, quindi dell'Inter campione d'Italia 2020-2021. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like e fare un bel commento per cosa ne pensate, per cosa ne penserete, scusate, delle mie pagelle. Quindi direi ragazzi di iniziare, finite le premesse. E allora, partiamo. Samir Handanovic, voto 7 ragazzi. Il nostro portierone, tra alti e bassi quest'anno, tra alti e bassi, finalmente però ha ottenuto il suo primo trofeo da quando è all'Inter. Finalmente dopo 8 anni di sofferenze e di grandi delusioni è riuscito comunque a vincere, restando fedele all'Inter, non andando via perché aveva comunque anche altre proposte da altre squadre, non è mai andato via il nostro capitanone. L'ho sempre detto, il mio giocatore preferito dell'attuale Inter, ovviamente per carisma, per cuore, per tutto. Quando Samir ti do 7, mezzo voto in più comunque perché sei capitano, perché veramente dai un carisma eccezionale, ti sei tenuto sulle spalle l'Inter per tanto tempo, grande Samir. Poi in difesa, Padelli senza voto, non ha mai giocato e niente. Radu senza voto, anche lui non ha mai giocato. E allora passiamo a Skriniar, 7,5 ragazzi, è tornato al muro di 2 anni fa, di 3 anni fa, solido, forte, non si passa dalle sue parti ragazzi, con quel gambone, con quelle gambe veramente molto lunghe, tutto è coperto in difesa. Grande Skriniar 7,5, De Vrij 7,5, ordina la difesa veramente in una maniera eccezionale, ordinatissimo, pulitissimo, elegante, il termine adatto per lui, per il nostro olandese, 7,5, anche per Bastoni 7,5, anche lui stagione strepitosa, il nostro trio di difesa tutti e 3 7,5, per me giustamente, molto propositivo anche davanti, grandissima stagione anche per lui, bravo Bastoni. E questo è stato mezzo di conto comunque per Bastoni che l'ha fatto comunque crescere molto lui. Poi passiamo a Ranocchia 6, chiamato in causa 2-3 volte, ha fatto sempre abbastanza bene, la sufficienza se la prende. Bravo Ranocchione, probabilmente andrà via il prossimo anno ragazzi. Un applauso al nostro grandissimo Andrea Ranocchia. Kolarov 4 ragazzi, 4, disastroso, ci si aspettava tutt'altro. Le poche partite che ha giocato ha fatto sempre disastri, quindi ragazzi, adesso è anche infortunato, disastroso, 4 ragazzi, 4 e sono anche stato buono secondo me. Perché comunque ha fatto veramente un disastro clamoroso. D'Ambrosio 6,5, ha fatto 3 gol in poche partite che ha giocato, in circa 15 partite, poi molti spezzoni. Bravissimo D'Ambrosione, 6,5, l'uomo della provvidenza. Come anche, adesso passiamo agli esterni di centrocampo, Mattia Darmian 6,5, 2 gol decisivi che ci hanno fatto portare a casa 6 punti invece che 2. E bravissimo Matteone, ci si aspettava praticamente un giocatore bollito, un giocatore finito, un giocatore schifoso, invece un giocatore all'altezza di fare comunque titolare barra subentrante nell'Inter. Bravo Darmian, 6,5, Hakimi 7 ragazzi, tra l'altro e bassi anche lui perché inizio di stagione brutto, poi è tornato veramente a fare sfracelli, poi di nuovo brutto e poi ultimamente di nuovo sfracelli, quindi alla fine possiamo dire una mezza media, comunque 7 gol 7 assist, non glieli toglie nessuno. Grandissimo Hakimi nella prima stagione in Italia, 7. Passiamo a Young 5 ragazzi, un calo clamoroso dall'anno scorso, tutt'altro giocatore l'inglese che per me si mette un'insufficienza, un 5 pieno. Perisic 6 più, ma nella prima parte di stagione dove non giocava praticamente mai e dopo nel giorno di ritorno si è svegliato anche molto... con molta più voglia e quindi gli ho voluto dare quel più per la voglia, anche a sufficienza se la merita, quel più per la voglia, bravo Perisic. E allora passiamo al centrocampo, centrocampisti, Barella 8 ragazzi, 8 e qui non c'è nulla da dire, 8 pieno, giocatore spaziale, fantastico, corsa, qualità e tecnica, bravissimo Nicolone Barella, 8. Brozovic 7, diciamo che l'anno scorso mi è piaciuto un po' di più, anche 2 anni fa, mentre lo spallettone lo ha reinventato in quel ruolo da mediano. E comunque buona stagione, per 7 non è mica male, però per me Barella ha fatto comunque meglio, quindi un voto di più di Barella per me è giusto
e quindi però 12-7. Eriksen 6,5, ragazzi, prima parte di stagione dove non giocava praticamente mai, sempre in panchina, dopo nel girone del ritorno ha convinto Conte a farlo giocare ed è diventato praticamente un titolare a tutti gli effetti, e quindi ragazzi 6,5, facendo anche qualche buonissima prestazione, soprattutto nelle ultime 10 partite circa, delle buone prestazioni. Poi passiamo a Sensi, senza voto per me, perché ha giocato troppo poco per dargli una valutazione. Comunque, sapete la mia stima per Sensigno, e speriamo che quest'altro anno quei maledetti infortuni se ne vadano. Gagliardini 6, perché comunque meno peggio degli altri anni da quando è all'Inter. Meno peggio perché comunque quando ha giocato non ha mai quasi sfigurato da prendere 5-4. Quindi, bravo, dai, ci sta. A parte contro Sassuolo che mi ha fatto incazzare, però, dai, la sufficienza per me se la merita. Poi passiamo a Vecino senza voto. Cosa, ragazzi, cosa gli vuoi dire? Vecino ha fatto una partita una volta subentrato. E poi, ragazzi, Vidal 4, la più grande delusione con Coro. Vabbè, Vidal è ancora più grande delusione, però. Quel gol alla Juventus praticamente gli fa prendere mezzo voto in più, cioè sarebbe stato o 3 o 3,5 forse. Ragazzi, quindi disastroso Vidal, non lo posso più vedere, via, via dalle palle Vidal. 4 stagione fallimentare. Gli unici 3 sufficienti sono stati Kolarov, Young e Vidal. E ragazzi, attaccanti, passiamo a Lukakone! 8,5 ragazzi, 8,5 campionato. Ricordiamo che questo pagellone è valido solo per il campionato. Quindi non pensiamo alla Champions, cose varie. 8,5 ragazzi, 21 gol in campionato, ancora mancano 4 giornate. Ragazzi, veramente straordinario. Il nostro belga, il nostro gigante belga, il nostro muflone d'Anversa. 8,5. Mentre per Lautaro gli do un 8, comunque anche lui 15 gol. 21 l'ha fatto Lukaku, ma 5 su rigore, quindi alla fine c'è lì ragazzi. C'è lì, senza rigori. Siamo praticamente pari. Bravissimo. Anche Lautaro, grandissima stagione, 8. Un po' discontinuo forse, perché comunque tripletta al Crotone, un po' lì, doppietta nel derby, un po' gol, un po' magari a distanza di tempo. Adesso 5 partite che lui e Lukaku non segnano, però vabbè. 8 comunque. Sanchez 6,5, sufficienza piena, per me ampiamente piena. Buona stagione per lui. Ma alla fine qualche volta subentra, qualche volta ha giocato a titolare, ha giocato 4 partite circa su 35 da titolare, anche complice con i vari infortuni, però. Bravo Sanchez. E Pinamonti, senza voto ovviamente, ha giocato 2 spezzoni di partita in tutto il campionato, quindi non gli posso dare un voto. Antonio Conte, ragazzi, 9. Lo critico sempre. Lo conosco sempre perché per la persona non mi sarà mai simpatico, mi sarà sempre antipatico, però ragazzi, dopo 11 anni di dominio Juventus, ha riportato lo scudetto a San Siro, a Milano, all'Inter. Caro Antonio Conte, oggi ci mette un applauso. E ragazzi, 9. E ha votato la squadra 9, ragazzi. Campionato. Nel girone di ritorno abbiamo stradominato su 15 partite, 12 vittorie, ragazzi. 3 pareggi, manco una sconfitta. Veramente straordinario nel girone di ritorno. Nel girone è andata comunque bene, ma nel girone di ritorno qualcosa di veramente clamoroso ed eccezionale. Quindi 9, ragazzi. E questo video, ragazzi, si conclude qui. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ditemi la vostra sulle mie valutazioni, se sono state corrette o no, secondo voi. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.